Inizia il racconto delle peculiarità della scuola nuoto del CGFS, oggi puntata dedicata all'acquaticità. Allora intanto spieghiamo ai genitori che ci guardano a casa che cosa significa questo corso. Allora, il corso di acquaticità è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Il genitore è sempre in acqua con il bambino e non è un avviamento precoce al nuoto, è un avvicinamento gioioso all'acqua, quindi i bambini in questo corso non imparano a nuotare ma imparano a controllare le emozioni e hanno questo approccio appunto giocoso all'acqua. Diciamo qual è la fascia d'età di riferimento e cosa si deve aspettare un genitore portando il proprio figlio a questo corso? La fascia d'età è dai 3 mesi ai 3 anni, con il genitore sempre in acqua e l'insegnante guida, l'insegnante è una guida per i genitori che appunto l'avvicinano a questi nuovi adattamenti all'acqua, a questi giochi e al controllo anche emotivo e delle emozioni in questo ambiente nuovo per il bambino. Al termine del corso cosa avrà imparato il bambino? Il bambino avrà avuto un approccio all'acqua, quindi sarà più sicuro dal punto di vista proprio delle emozioni, dal punto di vista del... si rafforza appunto il rapporto col genitore in questo ambiente nuovo, però non avrà imparato tecniche di nuoto dai 3 mesi ai 3 anni. Per venire a fare questo corso che tipo di strumentazioni servono o si devono portare? Allora, le strumentazioni sono tutte in dote alla piscina e sono appunto giochi di gomma, scivolini, tutti gli strumenti per rendere l'ambiente più piacevole. I genitori devono solo portare un pannolino contenitivo per i bambini più piccoli. Perché si sentirebbe di consigliare un simile corso e percorso alle famiglie e ai bambini? Perché è un ambiente appunto piacevole in cui i bambini e i genitori possono rafforzare anche in un ambiente diverso il loro rapporto e appunto per questo avvicinamento gioioso all'acqua che rende il bambino più sicuro anche dal punto di vista emotivo e dal punto di vista dell'autonomia. Avete appena finito una lezione di acquaticità, raccontateci che esperienza avete vissuto. Sì, siamo appena usciti dalla piscina e abbiamo passato questo momento insieme, soprattutto a giocare con i vari giochini, le palline, le cose che vengono messe a disposizione dei bambini. E poi proviamo a fare dei tuffi, degli scivoli per far prendere confidenza ai bambini con l'acqua. Hai deciso di portare tuo figlio già dai 4 mesi a fare il corso di acquaticità, perché? Sì, noi abbiamo iniziato presto perché ci faceva piacere condividere con Martino questo piccolo momento nostro, o mio o del babbo, insieme a lui per avere un'esperienza diversa e soprattutto appunto per fargli prendere confidenza con l'acqua e quindi per non avere poi eventuali problemi in futuro per i momenti di piscina o di mare che si presentano durante le vacanze solitamente. Perché si sentirebbe di consigliare questa esperienza anche alle altre famiglie? Sì, assolutamente, perché almeno per l'esperienza insomma, che ho io con Martino, lui è molto contento, è entusiasto, gli piace interagire con l'acqua, con gli altri bambini e anche noi insomma passiamo volentieri questo momento con lui una volta a settimana.